Soddisfazione da parte della Ecolan per i risultati dell'indagine fatta ad agosto di Customer Satisfaction. I risultati mostrano che oltre il 99,9% degli utenti residenti e il 97% dei villeggianti si dichiarano soddisfatti dei servizi offerti, con punte di eccellenza per i servizi speciali e la pulizia delle aree costiere. Presidente Massimo Ranieri, risultati soddisfacenti di questa indagine condotta addirittura ad agosto, in un mese veramente particolare. Sì, l'abbiamo, come tutti gli anni, adesso è diventato anche un obbligo quello di verificare la soddisfazione del cliente, la customer satisfaction. L'abbiamo fatto nel periodo estivo, quello insomma, più impattante per la nostra attività, ma anche perché abbiamo fatto una verifica anche sui villeggianti e abbiamo ottenuto un importante risultato, migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Qualche criticità ce l'abbiamo ancora, ad esempio sui tempi d'attesa del numero verde, e su questo aspetto abbiamo già messo, attueremo un'azione migliorativa, allungheremo i tempi e le ore di attività del numero verde, quindi anche nel pomeriggio. Risultato che fa guardare a futuro con maggiore positività. Oggi lei ha dato anche dei risultati per altri progetti che sono in corso. Sì, quelli che ripeto sempre, che riguardano l'impianto di trattamento dell'organico, mi riferisco all'impianto della Forso, che siamo all'80% dei lavori, al 31 dicembre dovremmo concluderli, e poi sono in corso le attività, le lavorazioni per realizzare il digestore con i fondi PNRR, e questi lavori dovrebbero terminare a febbraio, poi si avvierà la fase di avvio vero e proprio dell'impianto. E quindi ad agosto 2025 dovremmo attivare l'impianto e cominciare a trattare l'organico dei nostri comuni e non solo. Ed il grafene? Il grafene, abbiamo ottenuto un primo lotto di grafene nel nostro laboratorio, e comunque abbiamo ossido di grafene che ha un valore sul mercato importante, ma la nostra missione è quella di trovare anche il modo di utilizzarlo all'interno del digestore come catalizzatore, come acceleratore dei processi.